questo concerto nega o inneggia addirittura l'Olocausto. A me piace moltissimo questa musica, mi dispiace che ci sia questa polemica. Siamo venuti da Gorizia qua perché ci piace il genere specifico. Vado in Norvegia, in Finlandia, in Svezia a vedere il black metal in generale. Non ho mai seguito più di tanto il testo, mi piace il genere musicale e basta. È stata scelta come data il 27 gennaio, no? Penso sia un giorno della memoria. Non penso sia legato a, perché i tour di questi gruppi qua sono totalmente casuali. Il giorno della memoria mi fa commuovere, pensare a dove ero. Non mi chiamavo più Denardi Antonio, ma bensì mi chiamavo 135.489. Io ero un numero. Dimenticare mai il vero che è stato nei campi di sterminio non me lo può dimenticare. Perché quando che uno di 84 kg viene ridotto a 30 kg, puoi immaginare cosa si può sperare da questa persona. Io non ero, se durava ancora una quindicina di giorni, per me era finita. Tony compì 20 anni mentre si trovava a Dachau, dove fu deportato non perché ebreo, ma perché si oppose al fascismo. Più o meno la stessa età, a distanza di 73 anni, di quasi 200 ragazzi che sabato sera hanno preso parte al concerto metal filonazista organizzato in concomitanza con la giornata della memoria. Una sinistra contemporaneità che a non tutti è andata giù. In nome di questa Costituzione creata e voluta dai partigiani, da milioni di signori di morti, dobbiamo finire con le spade. Non dobbiamo lasciare spazio a questi scali del Costituzione, scali fascisti. Non possiamo accettare che qualcuno anneggi a delle cose atroci come queste, assolutamente. Ci chiediamo se è proprio vero che il sindaco, il questore e la prefetta non siano potuti intervenire, dicendo appunto che questo concerto si svolge in un locale privato. Sì, però ci diciamo, se la cosa è stata pubblicizzata, il concerto non è più un fatto privato. Ma c'è chi non la pensa proprio così. Siete in consiglio comunale? Sì, assolutamente, e io le rispondo lapidariamente, perché c'è un concerto da qualche parte, non ha bisogno di autorizzazioni, non ha bisogno di nulla. Sono 3 anni che questi fanno il concerto più o meno nello stesso periodo, non serviva a movimentare tutta questa gente. Però quest'anno hanno deciso di farlo proprio in occasione della giornata della memoria. Sembra fatto apposta, è vero, la concomitanza è micidiale, possiamo dire così. Non lo so, hanno giustificato il tutto da quello che leggevo dicendo che i gruppi erano disponibili solo questa sera, sabato sera. Mentre lampeggianti delle auto delle forze dell'ordine illuminavano la serata, i francesi Leibstandarte, Standard, che prendono il nome della più importante divisione corazzata delle Waffen SS, gli italiani Via Dolorosa e i finlandesi Gottmund, che esaltano l'Olocausto come purificatore del mondo, si esibivano sul palco. Per ascoltarli dal vivo abbiamo provato ad entrare. Dove si entra? Di qua, perché? Ci siamo iscritti. Non si può? Perché? Senti, se sei venuto qua a prendere per il culo, non so se è chiaro. Se sei venuto qua a prendere per il culo, hai preso una persona sbagliata, quindi andare, ok? Voglio dire a questi giovani, date retta a chi ha attraversato il fiume prima di voi, che vedrete che vi conducono la retta via. Questa terra è bagnata da gente che è morta per avere una libertà, che se oggi voi giovani hanno una libertà è in grazia anche a quelli che sono morti sui campi di sterminio.